Pagani Zonda. Pagani Zonda. Voglio un'accetta per tagliare i rami e il legno. Ti accetto io. Siamo arrivati nel primo punto di osservazione del Grand Canyon. Questa è un'antica torre, antica adesso non so di quanto tempo fa. Comunque è un'antica torre per osservare il Grand Canyon e ci si può salire, è ristrutturata, ci sono anche i vetri in alto. Adesso andremo su a vedere. Wow. Giulio, ti piace? Ha detto wow. È una sensazione strana. Come se fosse... Questo è solo il primo punto e non il più famoso. Che bello anche l'interno della torre. Poi è forte che arrivi alle finestre e sbam. Eccoci in cima alla torre ed in effetti fa la differenza anche questi pochi metri in più. Cambierò totalmente il punto di vista. Non è che l'avevo fatto oggi ci siamo bloccato, eh? Ci siamo, no, io non ho toccato niente prima. Oggi abbiamo fatto spezzato le patatine messe qua dentro e proviamo per la prima volta a fare le patate al forno col forno da fornello, vediamo come escono. Giulio, dove stiamo andando? Grand Canyon. Bravissimo. Che principe. È proprio impressionante, non si riesce a capire, raramente si ha una visuale di un posto così ampio e molto strano e sicuramente dal video non rende. Ah, questa è una delle barche che utilizzavano per fare le spedizioni nel Grand Canyon e spiegano qua che le dovevano portare giù a mano attraverso le rocce ed era un lavoro disumano. E invece spiegano che all'epoca era stata fatta una diga
e che questo ha modificato per sempre il corso del fiume, quindi però adesso praticamente non ci sono più inondazioni, ma come era normale che ci fossero prima, ma è tutto più controllato e questa cosa fa sì che possa anche crescere la vegetazione sulle sponde del canyon, invece prima non succedeva. Tutto il plastico. Il punto più profondo, 3 impervious building non raggiungono la superficie. Praticamente questo fiume è scavato per, come dire, la storia di 2 miliardi di anni, è detto su Wikipedia, che sarebbero gli anni che ci ha messo la Terra per stratificare tutti questi strati di terra, e poi il fiume li ha scavati, e quindi si può vedere tutta quella storia che c'è stata attraverso i vari livelli. Questo invece è il Mother Point. Wow. Sì. Anche questo è il Mother Point, il punto più largo per osservare il Grand Canyon. Ah, là dietro c'è, guarda che si vede il fiume. Il fiume colorato. Là, piccolissimo. Lo vedi? È tutto quel fiume lì che ha scavato. Ovviamente era un po' più grosso prima. Guarda quelli, guarda. Lo vedi? Il video. È colorato quello. Penso di sì. L'abbiamo lasciato molto più grande. Ma magari è grosso, però siamo in alto. Stiamo cuocendo le ultime fette di pizza. Tra qualche giorno proviamo a farla da noi, da zero, la pizza. Però questa l'abbiamo comprata. E siamo in questo posto bellissimo, questa foresta. Qui c'è anche il posto per fare il fuoco. Mi sarebbe stato bello farlo già oggi, ma mi sa che ormai è tardi. Dobbiamo recuperare la legna. Là c'è la luna. Qui ci sono le nuove seggioline di Olivia e Giulio. Olivia con gli unicorni, Giulio con i dinosauri, e noi queste due qua blu. Molto economiche in realtà, molto più dell'Italia. 8,80 euro, cioè 8,80 dollari, vuol dire 7 euro qualcosa, forse 7 euro. Io direi molto economiche, invece quelle le loro 12. Dillo ancora. Pagani Zonda, questa macchina qua è una Pagani Zonda, vero? Questa qui? Lamborghini? Lamborghini Miura. Di Lamborghini? Miura. Bravo. Olivia, giù da lì. Olli, giù di qua, capito? Non si può stare lì vicino al tablet. Allora, mettiamo la mamma che finisce di fare Instagram e dopo ci vediamo tutti un bel film insieme.
Olly, no, non metterti davanti al tablet, eh. Guarda che mi arrabbio. Hai capito? Hai capito, eh? Questo è lo spot di oggi. In realtà da ieri sera che siamo qua, anzi ieri pomeriggio. Ed è un posto pazzesco. Qua c'è posto per fare fuoco, che però non abbiamo fatto, ma avremmo dovuto farlo. C'è la pace. L'unica cosa è che prende poco internet, quindi non riusciamo bene a lavorare. Sennò saremmo stati qua qualche giorno. Oggi siamo qui ben accampati, abbiamo tempo di fare i lavoretti extra che rimando sempre, e quindi sto cambiando le lampadine del faro destro. Questa è la freccia, l'avevo già cambiata una volta, ma non avevo trovato esattamente il modello giusto. Infatti aveva questi due pallini che ci sono, erano dritti. Adesso vedete che non sono uno per uno lo speculare dell'altro. Ecco, erano speculari il modello che ho comprato, che è questo qua, e infatti ho dovuto sforzarla dentro in qualche modo, ma non era un bel lavoro. Adesso ho trovato quella giusta, quindi la metto. In più anche quella dello stop, quella con due filetti, ogni tanto, quindi va e non va la cambio e siamo a posto. Cos'è che vuoi? Voglio un'accetta per tagliare i rami e il legno. Sì, no, certo, ti accetto io. Me l'ha fatta comprare l'altro giorno da Walmart. Ma ti pare che andiamo in giro con un'accetta dentro il furgone? Ci sono già abbastanza cose pericolose così. Ecco, cheat. Giulio che ti porta l'accendino. Grazie. Fuoco. Ma chi è che sta aiutando papà a fare il fuoco? Giulio. Giulio? Giulio è bravissimo. Giulio ti aiuta, veramente? Bravissimissimo Giulio. Il mio aiutante preferito, vero? Sì. Oh, momento tenerezza. Cos'è? Tolla. Non è una pistola, è un rametto. Può essere, chi lo sa. Fumo. Cartoni della pizza. Contributo fondamentale di Giulio. E in tutto questo, che comunque c'è un'atmosfera da tramonto, no? Cominciamo a fare freschino, cominciamo a pensare alla cena. Sono le ore 17:30 e tra poco inizieremo a cucinare la cena. Frega niente. Queste convenzioni sociali sono superate. Hai visto che bello il sole che tramonta, Giulio? Io bacio il bibi. Cosa? Io bacio il bibi. Ti sei dato un bacio sulla bibi? Sì. Hai fatto bene. Moto? Moto? Sì, qua. Accendi le luci? Pedale, via. Aiuta! Ciao sole. Noi oggi mangiamo così. Fa un po' freschino, quindi ci scaldiamo col fuoco. Vero Olivia? C'è messo il capo base.